Carlo Moscelli, sono nato a Fano il 3 marzo del 1940. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia Moscelli per la scomparsa di Carlo, decano dei giornalisti fanesi e memoria storica di una certa Fano, portato via all'affetto della sua famiglia mercoledì scorso all'età di 78 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità e tra i colleghi. Professione giornalista in pensione. Alle 10 in punto, annunciato dal suono delle campane, il feretro ha fatto ingresso in chiesa, seguito dai familiari raccolti in un composto dolore. Rapidamente la chiesa si è riempita anche di gente comune che per anni ha letto tra le sue righe e i suoi articoli l'amore per la città e le sue vicende. Siamo qui al cospetto di Dio oggi per non perdere la certezza della sua fedeltà di fronte a questo evento così doloroso. Con queste parole Don Giovanni Frausini, che ha celebrato il rito funebre, ha accolto i tanti che hanno voluto essere nella chiesa di San Pio X per salutare per l'ultima volta l'amico, il collega Carlo. Sono felicemente coniugato, 3 figli e 3 nipoti. Don Giovanni, infatti, nella omelia ricorda a tutti quanto Carlo ci ha preparato con questo ad essere pronti alla memoria. Noi, dice Don Giovanni, dobbiamo essere pronti alla memoria. Questo Carlo ci ha insegnato e con i suoi personaggi e a coltivare la memoria lo ha fatto abbracciare a una fede sempre più profonda. Don Giovanni infatti ricorda con quanta meticolosità Carlo ogni domenica si preparava a trasmettere la parola di Dio da quell'ambone da cui oggi sono state pronunciate le letture che hanno trasmesso lo stesso messaggio di speranza che Carlo pronunciava. Poi il sacerdote a tutti ricorda che oggi siamo chiamati noi a pronunciare delle parole per Carlo, dopo che lui di parole per noi ne ha dette tante. Per il nostro fratello Carlo, perché il dolore e la coscia della morte si trasformi in una gioia senza fine. E con il canto numero 153, In Paradiso, con il quale consegniamo Carlo al suo e al nostro Padre. Poi, dopo il canto, l'affetto e il cordoglio di tutta la famiglia ha abbracciato i figli Corrado, Alessandra e Paolo. Dopodiché la partenza del feretro verso il cimitero dell'Ulivo, dove lunedì la salma verrà cremata.